Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi esploriamo insieme qualche uscita che sto tenendo d'occhio, che è uscita nel 2020, ovviamente, e che secondo me è perfetta per questo periodo, quindi perfetta proprio per il periodo di Halloween o Samhain, come lo chiamerò io perché mi sembra più corretto. Vi premetto già che nessuna di queste uscite è in italiano, mettiamocela via, però insomma mi sembrava corretto, insomma, darvi qualche suggerimento così potete tenerli d'occhio insieme a me. È una TBR? Non lo so, perché secondo il mio modestissimo parere e la mia esperienza, fondamentalmente le TBR portano sfiga, quindi una volta che tu le metti in una TBR automaticamente non le leggerai mai più. Detto ciò, invece dai, facciamo un po' un elenchino di cose che secondo me vale la pena tenere d'occhio. Questa è la settimana di compleanno del canale, quindi ci tengo a portarvi un po' di contenuti, mi impegnerò tantissimo per riuscire a farceli stare tutti, quindi insomma vedremo e insomma ne parleremo insieme. Piccole premesse prima di iniziare il video, visto che era da un po' che non ve le facevo, cioè come se queste poi non fossero state già abbastanza premesse. Se non siete ancora iscritti o iscritte al canale, trovate il bottone per iscrivervi qua sotto e mi raccomando attivate anche la campanellina, così siete sempre aggiornati ogni volta che esce un mio video. Invece trovate tutti i link ai miei social, ai link di affiliazione se volete sostenere il canale, giù nell'info box, così avete tutto. Direi che ora invece è arrivato il momento di iniziare. Il primo titolo che sto tenendo d'occhio e ancora devo vedere è di un'autrice che a me piace un casino, cioè Silvia Moreno Garcia, e in questo caso stiamo parlando di Mexican Gothic, che è un romanzo che è ambientato in un affascinante Messico degli anni 50. Io fondamentalmente quello che farò oggi è leggervi le sinossi, perché non conosco questi libri, ma vi spiego un po' perché mi affascinano. Noemi Taboada è la nostra protagonista, che un giorno riceve questa lettera misteriosa da parte della cugina che le chiede aiuto. Si è appena sposata e lancia questo grido di allarme molto poco chiaro e molto confuso, parlando di un misterioso destino tragico. A questo punto Noemi decide di dirigersi a High Place, che è questa sorta di casa di campagna messicana di proprietà della famiglia del marito della cugina, e ovviamente la nostra protagonista non ha assolutamente idea di quello che troverà. Il marito della cugina è inglese, lo conosce pochissimo e non sa se oltre a lui ci saranno altre persone. Inoltre Noemi conosce pochissimo la regione di questa casa di campagna e quindi è anche smarrita dal punto di vista geografico. E in più diciamo che la nostra protagonista non è proprio la persona più probabile che possa andare in soccorso di qualcuno. È più adatta ai salotti chic con i suoi abiti super glamour e il suo rossetto sempre perfetto che ovviamente alle avventure e le ricerche misteriose. Insomma, la risoluzione dei misteri non sembra proprio il suo campo, ma è anche estremamente dura e intelligente e molto preoccupata. E soprattutto alla fine non ha paura. Sicuramente non del marito della cugina, che trova allo stesso tempo estremamente seducente, affascinante, ma anche parecchio minaccioso. In più non ha sicuramente paura del padre del marito della cugina, antico patriarca magnate che sembra tra l'altro anche abbastanza affascinato da Noemi, e dice di non avere paura nemmeno della casa stessa di High Place, che inizia ad invadere i suoi sogni con brutali incubi sanguinosi che parlano del suo destino, fondamentalmente di un destino abbastanza tragico nel momento in cui varca la sua soglia. Allora, insomma, Mexican Gothic, innanzitutto qua siamo fan di Silvia Moreno Garcia perché la trovo una scrittrice davvero molto molto brava. Spero che arriverà anche in italiano in modo che non solo chi legge in inglese possa ovviamente averci a che fare, ma spero che anche Mexican Gothic prima o poi verrà tradotto. Io devo ancora leggerlo, quindi non so se sarà un libro valido o meno. Però insomma, secondo me queste premesse suonano tutte da un lato familiari, non è nulla di sconvolgente, però dall'altro lato abbastanza affascinanti per sentirmici traghettata. Poi insomma, a me piace comunque il setting inusuale, il setting comunque messicano, che comunque ti dà sempre quelle vibes legate al folklore messicano, alla magia messicana, a tutte le tradizioni
culturali e quindi anche legate all'aspetto votivo, religioso, mistico del Messico, no? Cioè è inevitabile averceli in mente. E quindi, insomma, è nella mia lista di cose che sto tenendo d'occhio. Il prossimo titolo invece esiste anche in italiano perché è stato tradotto da Fandango, se non erro, ed è Bunny Demon Awad. È un titolo che so già che ha abbastanza diviso il pubblico, però temo che abbia molto a che fare con lo stile di scrittura, con l'impostazione un po' weird della sua storia, però insomma a me affascina. Noi seguiamo la nostra protagonista che si chiama Samantha Ether Mackey, che è una vera e propria outsider nella sua università, frequenta questo corso super selettivo di scrittura, però fondamentalmente non ha amici o ne ha pochissimi. Anche perché diciamo che il modo di approcciarsi alla vita è un po' la fantasia di Samantha, che per lei è molto rilevante, ovviamente studiando scrittura è molto molto più cupa rispetto a quella delle compagne e dei compagni di corso. Anche perché la maggior parte degli studenti e delle studentesse dell'ultimo anno con i quali ha a che fare sono un gruppetto tendenzialmente di ragazze ricche, appartenenti a una classe sociale molto alta, vestite di questi colori pastello, insomma, che con lei hanno molto poco a che fare. Tra loro queste ragazze si chiamano Bunny, cioè coniglietta. E insomma, il loro passatempo preferito è farsi complimenti a vicenda, dirsi quanto sono fantastiche l'un l'altra, quanto sono bellissime quel giorno, insomma, e passano anche il tempo a darsi questi abbraccioni di gruppo. Ok, a quanto pare una cosa strana. Insomma, secondo Samantha, sono la versione zuccherosa, mielosa, insopportabile di piccole donne. Anche perché la ignorano strenuamente. Però tutto sembra cambiare un giorno quando Samantha riceve questo invito a un segretissimo party delle Bunny, ai quali di solito non è mai invitata, e lei, pur di andarci, si ritrova a piantare in asso, a insomma tirare un gran pacco alla sua unica amica Ava. Diciamo che con Ava ha un rapporto strettissimo perché da quando si sono conosciute si sono viste praticamente tutti i giorni, hanno frequentato un sacco di corsi insieme, fatto tutte le attività che potevano fare insieme e in fondo è anche la sua unica amica. E una volta giunta alla festa delle Bunny, però una volta che Samantha varcherà la soglia delle Bunny, scoprirà che ci sono cose molto inquietanti dietro tutta questa loro leziosità. E infatti tutto prenderà una piega imprevista perché si ritroverà nel mezzo di rituali che non aveva proprio assolutamente messo in conto. E questi rituali fondamentalmente trasformano delle ragazze assolutamente carine e leziose in creature mostruose. Insomma, non lo so, devo dire che probabilmente da un lato non è dalla sinossi il mio cup of tea, cioè una roba estremamente per me, perché percepisco una sottilissima misoginia interiorizzata, cioè quelle cose del tipo io non sono come le altre ragazze, tipo la Schwab, no? Quindi un po' potrebbe darmi fastidio, però sarebbe interessante vedere come l'autrice prende questa cosa e la ribalta totalmente. Non lo so, secondo me questo potrebbe rivelarsi interessante. No, non ne ho idea di cosa salterà fuori, vedremo. Però, insomma, io me l'aggiungo alla mia lista perché comunque anche queste tinte un po' inquietanti mi sembrano abbastanza originali da esplorare, quantomeno. Prossimo libro del quale parliamo è The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires di Grady Hendrix. Questo libro lo presentano in questo modo: l'incontro tra pomodori verdi fritti e Dracula. Ok, cioè diciamo che io ho letto questa frase e già lo volevo leggere perché la trovo una roba praticamente incomparabile, cioè la trovo una roba distantissima che non può stare vicino e invece a quanto pare tant'è. È un thriller sovrannaturale ambientato negli anni 90 nel sud degli Stati Uniti su un club del libro femminile, poi composto solo da donne, che a un certo punto si ritrova in questa assurda, diciamo, prospettiva di dover difendere la propria comunità da un vampiro. Insomma, una sorta di misteriosa, affascinante succhiasangue che minaccia l'incolumità di tutti. Patricia Campbell, che è la nostra protagonista, diciamo che aveva sognato una vita in grande, una vita molto diversa da quella che in realtà ha. Dopo aver abbandonato la sua carriera da infermiera per dedicarsi alla famiglia, al marito e ai figli, la sua vita si è molto ridimensionata, o comunque ha dovuto fare i conti con delle prospettive che non aveva
aveva immaginato. In più è frustrata, le sue giornate sono lunghissime, interminabili, i suoi figli sono degli ingrati, suo marito è distante, la sua lista di cose da fare sembra infinita tutti i giorni, non riesce mai a arrivare alla fine e l'unica cosa che attende davvero con ansia, diciamo nello scorrere delle sue giornate e nella sua routine, è l'appuntamento settimanale col club del libro. Hanno fondato questo club dove un gruppo di madri, proprio della cittadina di Charleston, si ritrova lasciando di fuori le proprie vite e condividendo puramente la passione per i thriller, i gialli, il mistero, il crimine, insomma, sono proprio delle hardcore fan del genere. E così riescono un po' ad evadere dalle loro vite, molto più monotone. Ma un giorno uno sconosciuto artistico, sensibile e anche molto affascinante si trasferisce nella loro cittadina e gli incontri del club praticamente si trasformano anche in speculazione su chi potrebbe essere e che tipo di soggetto potrebbe essere questo nuovo personaggio del quartiere. Patricia inizialmente prova una certa sorta di attrazione verso di lui, ma a un certo punto inizieranno a scomparire alcuni bambini in città e lei inizia a sospettare che c'entri qualcosa questo nuovo uomo misterioso. Inizia la sua indagine coinvolgendo anche tutte le altre donne del book club e presto scoprirà innanzitutto che avevano ragione, che ci sono delle realtà abbastanza terrificanti che non avevano assolutamente previsto e che fondamentalmente sono le uniche che si frappongono tra il mostro e l'incolumità della loro comunità, che è sempre più a rischio e sempre più a repentaglio. Che dire, devo dire che mi ispira un sacco perché è questa sorta di thriller con però degli elementi, cioè ovviamente fantastici e in questo caso è quasi realismo magico mescolato con l'animo thriller, quindi io, cioè ovviamente dark, anche elementi darkettoni, si vede eccetera, non lo so, la trovo una di quelle storie un po' assurde che a me piace un sacco. Non amo il genere thriller nel genere giallo, cioè sono proprio molto distanti da me, però non lo so, le promesse di questo in realtà sono fighissime. Poi non lo so, cioè a me questa cosa dei book club del sud, di madri pazze che non vedono l'ora di arrivarci, la trovo affascinante. I vampiri sapete che sono tra le mie creature preferite e quindi segnatevelo, insomma, anche in questo caso. Mi raccomando, The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Il prossimo libro, invece, si chiama Plain Bad Errands di Emily Danforth. Lei è la stessa autrice di The Miseducation of Cameron Post, che in italiano è stato tradotto La Diseducazione di Cameron Post. Io non l'ho letto, quindi non so niente. Detto ciò, questo è il suo debutto in realtà come libro per adulti e soprattutto come genere che non ha nulla a che fare col contemporary, ma qua è una sorta di commedia horror. Cioè, horror un po' come il font che è stato usato in copertina, che io speravo che fosse stato vietato dal 99, ma a quanto pare ci stupisce sempre l'editoria. Se deve scegliere un font brutto, lo usa. Comunque, insomma, in questo caso è una commedia horror incentrata su un collegio femminile ormai maledetto del New England, perché tanto siamo lì, e viene definito una celebrazione malvagia e straordinaria dell'arte della narrazione, dell'amore saffico e dello spirito femminile ribelle. We like, cioè, niente, le premesse sono queste, le premesse ci piacciono. Seguiamo praticamente due storie in parallelo, una nel presente e una nel passato. O forse è meglio dire una storia dentro la storia, non ho ben capito, ma cioè, voi prendete le mie parole con le pinze e poi in qualche modo traducetele secondo i vostri canoni. Allora, da una parte siamo nel 1902 alla Brookham School for Girls. Flo e Clara, due studentesse, sono ossessionate l'una dall'altra e soprattutto sono ossessionate da un'autrice in particolare che si chiama Mary MacLane e che ha scritto questo libro considerato scandaloso all'epoca, del quale loro sono impazzite però. Per dimostrare un po' la loro devozione a Mary, le ragazze decidono di fondare questo club privato, segreto, dedicato ovviamente all'onore di Mary, che si chiama The Plain Bad Heroine Society. Si incontrano in segreto in un meleto vicino alla scuola e diventa un po' il teatro della loro felicità più selvaggia e più liberatoria da un lato, ma anche il teatro della loro morte. Infatti è qui che verranno successivamente scoperti i loro corpi e accanto a loro ci sarà un
una copia del libro di Mary aperta, insomma vittime di questo sciame di vespe che le ha uccise. Meno di 5 anni dopo la Brooklyn School for Girls chiude i battenti, ma non prima che almeno altre 3 ragazze muoiano misteriosamente nella tenuta. Poi ci spostiamo nell'altra storia, ovvero quella che accade oltre un secolo dopo. Ormai la scuola è diventato un edificio fatiscente, abbandonato, però Brooke Hanson a un certo punto torna alla ribalta perché la scrittrice Merritt Hemmings pubblica un libro che celebra fondamentalmente l'aspetto più queer e femminista di questo luogo, insomma questa storia misteriosa e nascosta, che è molto lontana in realtà dalla tradizione inquietante, cupa e misteriosa che la circonda. Questo bestseller ispira un controverso adattamento a film horror, ovviamente, dove le protagoniste saranno Harper, una it girl queer lesbica famosissima, che fa anche l'attrice, che interpreterà la sfortunata eroina Flo, e al suo fianco ci sarà Audrey, un'attrice di serie B fondamentalmente ed ex bambina prodigio, che interpreterà invece Clara. Ma quando Brooke Hans riapre i cancelli, le nostre due attrici e Merritt arrivano per iniziare le riprese. E diciamo che il passato e il presente si intrecciano in un modo molto cupo. E diciamo che insomma le premesse sono un po' complesse, ma mi ispirano parecchio, insomma sono abbastanza curiosa di vedere cosa tira fuori questo Plain Bad Herrings. Diciamo che le cose che mi piacciono sicuramente sono questo parallelismo tra passato e presente, il fatto che sia molto evidente la tematica queer anche solo dalle premesse e che chiaramente sia parte del discorso e della narrazione, anche come modo un po' di rivincita, quindi che non venga vista solo come l'aspetto diciamo negativo dell'epoca, ma anzi invece come uno degli aspetti da celebrare riguardo a questo luogo. I don't know, sono molto curiosa, quindi vedremo anche questo titolo, è lì nella lista, capiremo. Vado avanti con Things We Lost in the Fire di Mariana Enriquez, che viene segnalato come il libro perfetto per i fan di Shirley Jackson e Julio Cortázar. Quindi noi siamo qui. We like, che dire, big fan di entrambi gli autori e quindi bene, è una visione sull'Argentina contemporanea in chiave un po' oscura. Viene descritto come vibrante, proprio come un luogo di estrema disuguaglianza, violenza e corruzione, esattamente come sono state le leggi di un paese come questo. Mentre la dittatura militare e la legione infinita di desaparecidos praticamente incombe ancora nella memoria collettiva. Questa è una raccolta di racconti. Infatti in queste storie 3 giovani amici si distraggono attraverso l'uso di droghe durante un blackout imposto dal governo centrale. Una ragazza che non ha nulla da perdere entra in un edificio abbandonato e non ne esce più. E per protestare contro una forma virale e sistematica di violenza domestica, un gruppo di donne sceglie di darsi fuoco. Diciamo che queste sono solo alcune delle storie che, insomma, il tenore delle storie è questo. Mescola mistero a realtà. Realtà che non è finzione, ahimè, è una realtà tragica. Ma diciamo che riesce a renderle più digeribili proprio attraverso i modi e i mezzi della scrittura. Accanto alle magie nera e agli inquietanti episodi che ci vengono raccontati, c'è sempre questo senso profondo di compassione per chi è spaventato e terrorizzato e anche per i perduti, per tutti quei perduti che non sono mai tornati. Portando in fondo, infine, a tutti questi personaggi che sono state persone reali, madri e figli, marito e moglie, fratelli e sorelle, insomma, una realtà sorprendentemente familiare. Quindi mi piacciono molto le promesse, c'è questo realismo imperante, un po' anche come proprio ci hanno abituato sia la Jackson che Cortázar, ma anche tanti elementi misteriosi, sovrannaturali, fantastici, non lo so. Questo sarà una botta, perché sì, le premesse sono queste e la storia argentina non perdona, però sono molto carica, quindi anche in questo caso Things We Lost in the Fire io lo metto tra le cose da vedere. Allora, l'ultimo titolo di oggi invece è Frankenstein in Baghdad, o Frankenstein,
Cheat. Vabbè, di Ahmed Sadawi. E in questo caso ci troviamo nell'Iraq contemporaneo. Insomma, dalle strade cosparse di macerie di una Baghdad occupata dagli Stati Uniti, Hadi, che fa lo spazzino, ma anche un po' il cioppinaro in uno dei caffè locali, io ho compreso che fa il cioppinaro, che spero sia una parola universale. Hadi decide di raccogliere in giro per le strade pezzi di corpo delle vittime di bombardamenti, di macerie, di tutta la guerriglia urbana, per ricucirle un po' insieme e creare questa sorta di cadavere che ricorda ovviamente il mostro di Mary Shelley. Il suo obiettivo è quello che il governo riconosca le parti che lui ha assemblato come vere e proprie persone e che dia loro una degna sepoltura. Ma quando il cadavere assemblato da Hadi scompare, un'ondata di misteriosi omicidi travolge la città e si vocifera sia tra la polizia che tra i testimoni che a commetterli sia proprio qualcuno dall'aspetto orrendo, spaventoso, e che pur essendo colpito e pur venendo colpito non viene ucciso, non riesce a essere ucciso. Hadi si rende conto che quello che ha creato è un vero e proprio mostro, ed è un mostro che è assetato di carne umana. Prima partendo da chi è un criminale, insomma, tutte le persone che vengono considerate colpevoli, ma a un certo punto la sua sete di sangue non avrà più un freno e quindi fondamentalmente passerà ad altre vittime e fondamentalmente chiunque si trovi sul suo cammino. Non lo so, la trovo talmente una cosa iperbolica e assurda che anche in questo caso, un po' come nel libro di prima, ci riferiamo a vicende tragiche della nostra attualità o comunque della realtà storica che hanno vissuto questi paesi, prima l'Argentina, in questo caso l'Iraq, e per riprendere invece forme che conosciamo bene, come quella del racconto inquietante, che fondamentalmente diventa un mezzo per esporre invece la propria realtà e i drammi che affliggono questi paesi. In fondo questo mi sembra un buon dipinto sulla realtà irachena contemporanea, e quindi insomma anche questo richiama la Shelley, che ovviamente è nel nostro cuore per sempre, mi ispira parecchio, quindi anche questo finisce nella lista e diventa anche l'ultimo suggerimento di oggi, insomma quello che io tengo in lista. Non li ho letti, quindi non so dirvi se siano effettivamente dei libri validi o meno, però a me incuriosiscono molto, quindi io me li tengo lì, che quando ne avrò bisogno inizierò a mettermeli tra le cose da leggere. Insomma, fatemi sapere se qualcuno di questi titoli vi ispira, lo avete già letto o avete intenzione di leggerlo. Detto ciò, io insomma voglio sapere anche il vostro parere, o se voi avete qualche uscita del 2020 che considerate davvero perfetta per questo momento. Direi che per oggi siamo arrivati alla fine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati insieme a me, spero di avervi tenuto compagnia, e per tutto il resto noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!